situazione ha trovato a bordo? Situazione sanitaria buona. A bordo non siamo saliti per ragioni di spazio, perché non c'era lo spazio. Abbiamo visitato nell'area di quarantena con la tenda sanitaria e le condizioni generali erano buone. Diversi casi di scabbia, la promiscuità, faranno il trattamento su tutti, daremo delle prescrizioni, però grazie al cielo tutto bene. Tutti maschi? Tutti maschi, 104, diversi minori. Ha detto che lui è venuto a dare supporto in questo momento perché l'ha sempre fatto, come in generale diceva che è una cosa che in realtà una piccola organizzazione così a fare non deve essere criminalizzata per questo, quindi che in realtà cioè non c'era nessun motivo perché no, capito? Dovrebbero essere 5 famiglie, stanno ancora scendendo. C'era una donna incinta che è stata portata all'ospedale come al solito. Sono tutti libici, sono partiti dalla Libia sembra 6 giorni fa, comunque sono stati molti giorni in mare perché sono stati soccorsi poi solamente l'altro ieri. Non sono frequenti i barconi libici? Non sono frequenti, i numeri di libici sono sempre stati, anche negli ultimi 2 anni. La situazione in Libia per i libici è terribile perché c'è un conflitto, ci sono tra libici che sono sfollati, i cosiddetti sfollati interni, quindi che scappano da casa loro praticamente ma rimangono in Libia, sono moltissimi. Ci sono in tutto 500.000 di libici che hanno bisogno di assistenza umanitaria, quindi il numero è altissimo, è bassissimo il numero che in realtà arriva sulle nostre coste. In che condizioni erano? E sembravano abbastanza provati dal viaggio, dal fatto che sono stati tanti giorni in mare, ripetevano che praticamente non hanno ancora specificato, ci parleremo meglio, però sembra quasi una settimana in totale, no? E, però essendo stati soccorsi l'altro ieri dalla nave della Marina Militare, ovviamente le loro condizioni sono migliorate in questi ultimi 2 giorni. Dei bambini, la reazione dei bambini? Molto, molto silenziosi, credo impauriti, ovviamente si parla un'altra lingua, si vedono polizie eccetera, quindi piano piano si dovranno un po' rilassare, l'inizio è un po' no? un altro mondo per loro, quindi soprattutto per i bambini si dovranno un po'... Ne abbiamo visti quasi una decina, quindi credo una decina di bambini, sono famiglie, se sono 5 sono tutte numerose, più o meno 4, 5, 6 persone a famiglia. Così drammatico mi è sembrato dal punto di vista umano corretto e fargli sentire il calore di una città che è sede di un porto dove lui stava per attraccare in condizioni difficilissime delle vite umane, che mi sembra il bene supremo che noi abbiamo su questa terra.